Chris passerà la notte da un paio di gentili amici, Nick e Amanda Thayer. Casa Watts verrà di nuovo perquisita, passata alla cosiddetta luce nera, una radiazione ultravioletta che permette di ritrovare tracce biologiche, e al Luminol, che rileva tracce di emoglobina, di sangue, emettendo la caratteristica luminescenza blu elettrico che conosciamo. Saranno raccolte tracce di DNA, asportati i computer e gli effetti personali delle scomparse. Arrivato a casa Thayer, Chris dirà che l'interrogatorio è stato molto duro. Sembrava di avere a che fare con tre persone in una. Molte domande, sostanzialmente uguali, venivano continuamente poste in forma leggermente diversa. E che alla fine la gente gli ha detto perfino che ha fatto un buon lavoro. Nick gli dice di aver parlato con un investigatore privato e di aver ottenuto da lui alcuni numeri di telefono di avvocati. Dopodiché, Chris si corica, pensando di potersi recare al lavoro per qualche ora prima dell'appuntamento con Coder. Riceve però, l'indomani, dall'Anadarko Petroleum, l'azienda per cui lavora, un messaggio: non presentarsi al lavoro. È la mattina del 15 agosto 2018, il terzo giorno dalla scomparsa. L'Anadarko Petroleum è una delle società di estrazione e raffinazione di petrolio e gas più grandi al mondo. Per quanto ci interessa, possiede immensi siti di estrazione di petrolio grezzo in Colorado, racconta Luke Apple, il diretto superiore di Chris, che vi sono innumerevoli cisterne. Le più recenti sono orizzontali, quelle vecchie e in via di progressiva dismissione invece sono verticali. I siti che racchiudono queste vecchie cisterne non possiedono telecamere e non registrano dati d'accesso tramite badge. Ci sono semplici cancelli, chiusi con un lucchetto. Quando Chris entrerà per la seconda volta in 2 giorni in quella stanza bianca, senza finestre, con un orologio a muro, l'agente speciale dell'FBI Coder gli presenterà una collega, impiegata presso il distretto di polizia di Denver, specializzata nella somministrazione dei test al poligrafo, il rivelatore di menzogne. Si chiama Tammy Lee, una donna gentile, forse un pochino più sbrigativa nei modi rispetto a Coder. Nessuna divisa, jeans e un cardigan di cotone. Chissà se Tammy si chiede ogni tanto se a volte le cose non sono come sembrano. Chissà se pensa mai a quel 15-20% di fallibilità del poligrafo. Non in generale, dico, ma quando ha davanti un indagato, una persona con un vissuto psichico unico, una persona che, per quanto dissimuli, è terrorizzata. E anche Graham Coder, chissà se ogni tanto, quando non lavora, pensa che talvolta le cose non sono come sembrano. Forse sì, come tutti noi, ma senza pensarci troppo. Chi arriva in quella stanza bianca non è una persona presa a capriccio, è un individuo sul quale si appuntano i sospetti dell'intero corpo investigativo, centinaia di ore di indagine che hanno tenuto occupate decine di persone. Non si arriva mai in quella stanza per caso o per lo scherzo di un destino maligno, anzi, quasi mai. E poi, anche in quella stanza i diritti costituzionali sono garantiti. Ad esempio, Chris avrebbe potuto richiedere immediatamente assistenza legale, ma non l'ha fatto per ragioni che ignoriamo. Non si trova in stato di arresto, può ancora alzarsi e lasciare quell'angosciante stanzetta. Chris è giuridicamente una semplice persona informata dei fatti e in questo caso non c'è bisogno di alcun avvocato. Bastano le tracce audio-video integre a mostrare che nessun tipo di abuso è stato commesso dagli investigatori, ma dal punto di vista sostanziale, dal convincimento di Coder e prima del detective Baumhofer e oggi di Tammy Lee, Chris è l'uomo che vogliono, lui e nessun altro. Tammy ha un computer davanti, pone alcuni sensori sul corpo di Chris e concordano una domanda alla quale lui dovrà rispondere mentendo. Il test di prova pare soddisfare molto Tammy, che, non senza un poco di perfidia, informa Chris di essere un cattivo mentitore. Magnifico, sei un cattivo mentitore, abbiamo bisogno di pessimi bugiardi. Tammy aggiunge che le domande verteranno su Shanahan e non sulle bimbe. Il test, quello vero, comincia subito dopo con la domanda: hai causato fisicamente la scomparsa di tua moglie? No. Hai mentito circa l'ultima volta che hai visto Shanahan? Eh sì,
Questa è una domanda importante, perché Chris, nella conversazione che ha preceduto il test, in cui ha ripercorso gli eventi che, a detta sua, sono accaduti dalla mattina del 13 agosto, ha riferito di aver visto per l'ultima volta Shanahan a letto, piangente, col mascara che le colava sulle guance. Va da sé che se invece l'avesse uccisa, avrebbe potuto trasportare il corpo in altro luogo e quindi sarebbe falso dire di averla vista l'ultima volta sdraiata nel letto. La risposta, comunque, è no. Sai dove si trovi Shanahan adesso? La risposta è ancora no. Nella sua relazione di servizio, Tammy annoterà che il risultato del test ha fornito un'alta probabilità di menzogna. Chris rimarrà solo per qualche breve minuto nella stanza bianca e passerà il tempo guardando i video di Celeste Bella dal suo cellulare. Quando Tammy rientrerà, non perderà tempo inconvenevoli e lo informerà di non aver passato il test, di aver mentito a tutte e tre le domande cruciali. Coder si accomoda dall'altro lato del tavolo. Come un disco rotto, Chris dirà, pressoché con gli stessi identici termini, di rivolere la sua famiglia a casa, di desiderare ardentemente il loro ritorno. Sai che non torneranno, gli risponde Tammy. Chris, aspetta, fermati. Voglio che tu prenda un respiro profondo. Così gli dice Coder, imitando un investigatore sovrappeso che si è giunto a pochi metri da un'impervia vetta e che recuperi il fiato dilatando al massimo la cassa toracica. Un'immagine che fa ridere, ma non in quel contesto. Chris comincerà a fare qualche timida ammissione, partendo dalla più innocua. Sì, ho mentito a mia moglie. Ho una relazione extraconiugale, lei lo sospettava. Non sono andato a vedere la partita di football, ero con una donna. Ecco, per quale motivo Shanahan, che si trovava in Arizona per un meeting della sua maledetta azienda di marketing, si dirà timorosa che il marito avesse una relazione? Perché ella gestiva tutte le finanze di casa Watts attraverso un'applicazione del cellulare e dall'Arizona si era resa conto in tempo reale che Chris quella sera aveva speso 68 dollari in un modesto ristorante. Una cifra indubbiamente troppo elevata per un panino e una birra. Da qui il sospetto che fosse in compagnia e non di un amico. Chris si rifiuta di fare il nome di Nicole Kessinger perché non vuole che ella abbia problemi, non sapendo che la Kessinger stessa aveva dato notizia di sé fin dal giorno prima e si era fatta interrogare dai detettivi, una volta appreso della scomparsa della famiglia di Chris. Nicole risulterà del tutto estranea ai fatti, non sarà mai indagata, a dispetto di tutte le lucubrazioni partorite dalla pletora di disadattati mai sazi di colpevoli. C'è chi la vuole mandante dell'omicidio, chi la vuole complice nell'esecuzione materiale del delitto. Falso. Nicole beneficerà di un programma di protezione personale della durata di 2 anni, concepito per lei dall'FBI. Vista l'incredibile esposizione mediatica del caso sin dalle prime ore dalla scomparsa. E così Coder informa Chris che sanno già tutto della Kessinger e che qui non si tratta di riprovazione morale, ma di sapere dove siano finite quelle tre persone. Scommetto che tua moglie poteva fare tutto quello che voleva, tu invece dovevi sempre attendere la sua approvazione per qualsiasi cosa. Era un po' troppo invadente, voleva avere tutto sotto controllo. Chris risponde reiterando il suo desiderio di riavere moglie e bimbe. Si nota come la sua capacità di risposta si faccia sempre meno articolata, riducendosi a un cliché già ben evidente dall'intervista resa ai giornalisti dal portico di casa, 2 giorni prima. La cosa strana, di cui non mi capacito, è che in tutte queste ore davanti a noi tu non abbia versato nemmeno una lacrima, gli dice Tammy. Lui risponde che il fatto di non piangere non significa che lui non le rivoglia a casa e che non le ami, e subito dopo, con grande stupore di Tammy, mimerà un singhiozzo. Se non sistemiamo questa cosa ne soffrirai per tutta la vita. A volte uno può essere spinto a fare qualcosa di cui si pentirà. Sappiamo che è accaduto qualcosa in quella casa. La mia preoccupazione è che tu oppure Shanahan abbiate fatto del male alle piccole. Ci puoi dire dove sbagliamo? Non ti facciamo le domande giuste? Dici dove sono, così non le lasceremo in un campo da qualche parte. Non ti lasceremo solo, continueremo a parlare con te, non importa quanto grave sia quello che ci dirai.
Una volta ritrovate, continueremo lo stesso a parlare con te, non ti preoccupare. C'è qualcosa da chiarire riguardo al ruolo di Shanahan? Forse Shanahan non voleva vivere con Sissi, che aveva problemi di asma? Ho lavorato ad un caso in cui una madre ha soffocato le figlie, perché non voleva che il marito gliele portasse via. Intendeva in qualche maniera proteggerle, gli dice Tammy. E come avrebbe potuto proteggerle? Chiede interessato Chris. Proteggerle da una vita senza di lei, spiega Tammy. Chris, che cosa ha fatto Shanahan alle piccole? A questa domanda a bruciapelo, Chris immediatamente risponderà di voler parlare col padre, Ronnie, che attendeva proprio lì al distretto e che a sua volta aveva subito un interrogatorio. Ronnie indossa una t-shirt con scritto Papà Ronnie. Intanto, fuori, nel pomeriggio, il cadavere di Shanahan viene ritrovato.